Che cosa era successo in passato? Che per i beni culturali di particolare pregio i fondi europei erano stati messi a disposizione con esclusione del patrimonio ecclesiastico. Noi abbiamo considerato questa scelta non corretta perché le strutture ecclesiastiche, i musei, le chiese sono importantissime dal punto di vista turistico e culturale anche per chi evidentemente non ha necessariamente parte della Chiesa Cattolica, e quindi riteniamo che laicamente la Regione Puglia si debba occupare anche di questa parte del patrimonio. Però abbiamo introdotto una misura assolutamente innovativa, che è l'obbligo, tra virgolette, di predisporre programmi di gestione di questi beni restaurati in modo tale che siano utilizzati, fruiti, conosciuti e che diventino oggetto di studio e di attrazione turistica in modo adeguato. Quindi ogni euro che verrà speso avrà un ritorno in termini di attrazione sul nostro territorio di natura turistica, culturale, studentesca o anche di altra natura. Quindi io sono molto soddisfatto di questo accordo che abbiamo fatto con le 19 diocesi della Regione Puglia. La Fiera del Levante è occasione anche per stringere importanti accordi. Questa mattina abbiamo visto la firma di un importante passaggio per la cultura regionale, che vede anche protagonista la città di Ruvo di Puglia. Sì, abbiamo deciso anche la Fiera del Levante di riempire di contenuti la nostra presenza. Noi siamo qui come assessorato all'industria culturale e turistica con un polo arti, cultura e turismo che anticipa quello che accadrà in Fiera del Levante, perché qui noi insedieremo tutte le strutture, gli uffici e le società partecipate che operano nei settori della cultura e del turismo in Regione Puglia, a partire dal Dipartimento che ho l'onore di presiedere, fino a Puglia Promozione e Puglia Film Commission, che sono già presenti, e il Teatro Pubblico Pugliese che si insedierà in fiera. Quindi abbiamo un'anticipazione. E qui abbiamo firmato atti che anticipano quello che si sta mettendo in campo. I beni ecclesiastici sono un altro pezzo dell'operazione Smart in Puglia, il grande progetto di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale pugliese, che è partito con i 120 milioni di euro sulle biblioteche di comunità, oggi vede i 20 milioni di euro di investimento sui beni ecclesiastici, patrimonio mobile e immobile, quindi anche arredi, quadri, grande patrimonio che arreda le nostre chiese. Seguiranno i laboratori di fruizione con altri 40 milioni, quindi i teatri, quindi gli empori della creatività, sino ad esaurire la strategia a chiusura del mandato amministrativo e della programmazione europea 14-20. Anche il Museo di Ruvo di Puglia racconterà appunto la Puglia. E in realtà solo, nel senso che Ruvo di Puglia è stato scelto come unico comune della provincia di Bari per questo progetto finanziato da Regione Puglia, che si chiama appunto I Musei Raccontano la Puglia. Saremo capofila, hub culturale, organizzeremo delle attività di animazione che favoriscano la fruizione per la fascia di età da 0 a 13 anni nei nostri musei comunali, nel Museo Nazionale Jatta e in collegamento con il Museo Diocesano di Altamura.